Diamo inizio a quello che sarà l'ultimo degli incontri con gli artisti qui a Piazzetta Casotti. Coordina Riccardo Panattoni e vi ricordo che le traduzioni sono state e saranno a cura di Studio 3 e per quello che riguarda il nostro artista finlandese, il signor Jari si è gentilmente prestato per la traduzione. Grazie e buon proseguimento. Iniziamo questo ultimo incontro. E abbiamo visto la difficoltà di riuscire poi a dare delle indicazioni effettive sul cambiamento. In chiusura ci siamo avvicinati, nel senso che non. È cambiato sicuramente il nostro modo di guardare i ragni e le ragnatele, e questa è una conquista sicura, c'è cioè un cambiamento del nostro modo di vedere proprio. Ma effettivamente è vero quello che diceva Saraceno, no? C'è cioè questa modalità, al di là appunto della battuta, cambia la nostra coscienza proprio. E credo che questo sia una cosa molto importante dell'arte. Cambiare il nostro modo di percepire e di vedere la realtà, anche quando appunto c'è qualcosa che apparentemente non vediamo come dei ragni o delle ragnatele, insomma. E l'altra cosa, un altro cambiamento, che Stefano D'Amadio non è presente come sarebbe stato annunciato, perché ha appena avuto un bambino, e quindi la moglie, ovviamente, come padre. E quindi anche lui un cambiamento che siamo sicuri sia accaduto. La Demide sta invece arrivando. Quindi iniziamo, direi di iniziare con, di nuovo dando la parola a Marinella Paderni, che è la curatrice di due altre mostre presenti qui nella manifestazione. Una, non so esattamente con quale ordine hai pensato poi Manico prima, e Andrea Galvani. Anche qui due mostre molto, molto interessanti, molto belle e molto diverse anche, no? Direi, proprio legate ad una diversità, un cambiamento proprio dello sguardo. E invece nel caso, mi sembra, di Galvani, qualcosa che di nuovo sembrerebbe introdursi, andare in continuità con quello che abbiamo appena visto prima, cioè qualcosa che cambia forse la nostra coscienza, no? Il nostro modo poi di percepire la realtà in questo lavoro molto bello intorno alla luce, che però immagino poi ci racconterà anche lui nei dettagli, insomma. E quindi, Marinella, se vuoi introdurci. Sì, la scelta appunto di questi due artisti, uno è una commissione da parte appunto di fotografia europea del Comune di Reggio Emilia che mi ha chiesto di scegliere, selezionare l'artista che avrebbe realizzato il progetto sull'immagine del cambiamento nel territorio di Reggio Emilia, nella città, nel territorio, la nostra provincia, insomma, il territorio circostante, il paesaggio. E qui ho voluto, proprio per questo discorso, di fare uno slittamento, creare una differenza nell'immagine che noi reggiani abbiamo del nostro luogo, dei nostri luoghi, chiamare un artista che viene proprio dall'altra parte dell'Europa, quindi dal sud dell'Europa, chiamare un artista invece che vive i luoghi del nord Europa, anzi, anche luoghi particolarmente estremi, perché Esco Mannico viene da Oulu, che è una città a 600 km a nord della Finlandia. Inizierò appunto la nostra conversazione partendo da Esco Mannico. Volevo anzitutto anticipare che invece la scelta di proporre Andrea Galvani col suo
X-Ocean, l'oceano di X, come progetto significativo di questa tematica del cambiamento è proprio sul filo di quello che è stato detto prima appunto con Thomas Saraceno, cioè questo rapporto tra arte e scienza, l'arte che esce anche un po' che esce molto dalla sua autoreferenzialità, che è quello che spesso ci porta a leggerla con molti limiti, anche con molte difficoltà, quando invece l'arte è molto più vicina a noi, è molto più riflessa, proiettata sulla realtà, a leggere i fenomeni del mondo che ci circonda e di come noi ci relazioniamo adesso, di quanto noi non pensiamo. E quindi guardando questi artisti che, a differenza degli scienziati, come abbiamo visto prima, cambiano il nostro sguardo, perché immettono in questo discorso la visionarietà dell'arte, l'intuizione libera da regole, da leggi fisiche da una ricerca molto razionalista. Invece è interessante vedere come loro vedono con un altro sguardo quello che noi siamo oggi, come ci possiamo relazionare con il presente, con la realtà, cosa possiamo fare di queste energie, di queste vibrazioni di cui parlava Thomas Saraceno, perché è questo che secondo me è una delle sfide del nostro futuro. E quindi con Andrea Galvani parlerò del suo progetto al Polo Nord e di questa, soprattutto di questi aspetti. Invece tornando a ESCO, mi piaceva proprio avere uno sguardo completamente diverso. ESCO viene da un paese appunto dove possiamo dire l'identità è strettamente connessa alla neve, al freddo, e quindi si ha a volte l'impressione che siano popolazioni che hanno delle relazioni con l'ambiente, con il paesaggio, con lo spazio, con i luoghi, molto diverse dalle nostre. E quindi io l'ho voluto appunto invitare a leggere invece un paese del meridione dell'Europa, dove ci sono altre abitudini, altri costumi, altre storie. ESCO è venuto a gennaio, in questo nel testo critico del catalogo lo scrivo, è arrivato con la neve, sembrava proprio un segno del destino. È stato qua una settimana, ha sempre nevicato, ha visitato i luoghi di Reggio e provincia sempre con la neve, è tornato dopo un mese e di nuovo ha ritrovato la neve. Abbiamo avuto un inverno particolarmente infausto, però era proprio un po' come se questa parte di sé, questa sua identità, lo accompagnasse anche qua. E io gli ho, insieme allo staff di Fotografia Europea, abbiamo individuato alcuni luoghi che per noi sono rappresentativi della storia e anche del cambiamento, che adesso ve li elenco in modo tale che possiate appunto avere una mappa mentale dei suoi, della sua esperienza, del suo viaggio, anche delle immagini che ci sono nella mostra ai chiostri di San Pietro. E questi luoghi sono i musei civici con la collezione di Lazzaro Spallanzani, le ex reggiane, cioè i cantieri che sono adesso in dismissione delle ex reggiane, che per noi sono un luogo importante sia dal punto di vista economico ma anche per la storia politica che le ex reggiane ha rappresentato in tutto il XX secolo. Poi un'altra particolarità che ci contraddistingue sono le case coloniche delle nostre campagne, perché noi siamo, le nostre origini sono la cultura contadina, e questa è una cosa molto importante che ESCO a mio avviso ha saputo cogliere molto bene. E poi una cosa che sembra più a latere invece che è molto significativa è il Museo della Psichiatria di Reggio Emilia, quindi tutta la storia collegata a questo luogo che ha ospitato per anni, per decenni, per tanto tempo delle persone che al tempo venivano considerate anche matte semplicemente perché l'idiozia era considerata una malattia. Sto parlando della fine dell'Ottocento. E ESCO ha visitato questo luogo, il Museo della Psichiatria, ha proprio esplorato, studiato, osservato con uno sguardo esterno rispetto a noi questi bellissimi album dove sono raccolte tutte le fotografie di questi uomini che hanno abitato l'ospedale, il manicomio in realtà, alla fine dell'Ottocento, e ha colto alcuni ritratti, alcune presenze di queste persone, di queste vite che ormai non ci sono più ma che sono state molto importanti, e le ha trasposte nella fotografia, in queste immagini un po' evanescenti. Quindi il suo lavoro è tutto
sulla presenza attraverso l'assenza in realtà. Allora io volevo iniziare parlando con Esco, chiedendogli come lui ha colto l'immagine di questo cambiamento nei luoghi, nel territorio, nelle realtà di Reggio Emilia. Com'è stato questo incontro? Mitä kohteita kuvatessasi löysit tämmöisen muutoksen? Ensimmäinen kysymys. No, ihan aluksi voi sanoa sen, että mulle on hirviä hankala. Niin kuin, Hirviä hankala toteuttaa mitään tämmöisiä. Onko tämä päällä? Hirviä hankala toteuttaa mitään tämmöisiä tilaustöitä. Elikkä tämmöinen teema annetaan, niin sen kuvittaminen on mulle aika hankala, että mä käytän aina tämmöistä slogania täällä Italiasta, no patrone. Prima di tutto posso dire che generalmente non lavoro sulla tema. Tema è comunque molto importante con questa manifestazione, ma è vero che ho puntato, forse per caso, anche sulla tema che è cambiamento in principale. Tässä tapauksessa, kun mä rupesin ajattelemaan tätä teemaa muutos, niin tuli mieleen, että voisin tänne tulla. Olen tuolla Suomessa kuvannut varmaan 15 vuotta autioitua maaseutua ja autiotaloja. Se mulla oli niin kuin päällimmäisenä mielessä, kun mä tulin tänne Reggio Emilia, että mä kuvaan autiotaloja. In ogni caso, sapendo che cosa aspettare e sapendo che ho una importante esperienza sull'oggetto le case abbandonate e rovine, quindi ho fotografato da almeno 15 anni questi oggetti, quindi sapevo già prima di venire qua, arrivare qua, che questo sarà sicuramente un oggetto da ricerca. Se on kumminkin semmoinen niin kuin kansainvälinen ilmiö, se maaseudun autioituminen, se, että ihmiset muuttaa kaupunkeihin. Mä arvasin, että myös täältä löytyy semmoisia paikkoja, ja niitähän löytyy. È un fenomeno internazionale. Le case vengono abbandonate per un motivo o per un altro motivo, ma la stessa vale per tutto il mondo. La stessa fenomeno si verifica in tutte le parti del mondo. E in questi luoghi abbandonati hai trovato degli, visto che dice appunto che questo è un fenomeno globalizzato, cioè dell'abbandono dalle campagne di questi luoghi, di un modo di vivere particolare e la migrazione di queste persone verso la città, e quindi in cosa a Reggio Emilia hai trovato di particolare dentro queste case coloniche, in questi luoghi? Sì, no tavallaan kaikki tuommoiset hyljätyt rakennukset, hyljätyt paikat, ne on niinku kaikki samanlaisia, että se mikä siellä kiehtoo, niin on se niinku, että se ajan kuluminen, siellä se aika kuluu hirveän hitaasti. Itse kun on tullut vanhaksi, niin aika menee mielettömän nopeasti, mutta tämmöisessä vanhassa autiotalossa näkee sen, miten aika kuluu tosi hitaasti, kaikki asiat muuttuu tosi hitaasti, luonto ottaa niinku tämmöisen ihmisen rakentaman takaisin haltuun. Niin kuin mä oon Suomessa vierailen säännöllisesti samoissa paikoissa monien vuosien välein, niin näkee sen mielettömän hitaan muutoksen, mikä siinä tapahtuu. Se muutos on tosi niin kuin hidasta. Se siinä kiehtoo. Niin kuin.
Quello che è molto affascinante è che tutto scorre molto, molto lentamente, come si forse dice anche in Italia, il tempo si lascia leggere, ma perde nel suo scorrere. Quello che è importante di capire, si sente questo tempo lento e le modifiche sono un risultato molto importante, un risultato del tempo importante. Luonto tavallaan ottaa ne paikat haltuun uudestaan. Ihminen on tehnyt jonkun jumalattoman ison rakennuksen, jonka luonto tavallaan sitten ottaa takaisin haltuun. Siinä tulee sammaleet, home, rakennus romahtaa maatuun. Possiamo anche dire in modo che la casa, per esempio, abbandonata è stata accolta dalla natura e si vede i segni della natura sulla casa abbandonata, ma chissà domani il patrono cambia di nuovo. Quindi fotografare il tempo oggi, cioè ciò che è assente visibilmente, ma che poi si vede attraverso quello che potremmo dire i segni del tempo. Penso ad esempio alle fotografie che ci sono in mostra dei capitelli e delle colonne nelle stalle delle case abbandonate della provincia di Reggio Emilia, che sono appunto le case coloniche. Ecco, in questa assenza che viene portata in evidenza dalla fotografia, pensi, Esco, che qui si possa leggere il segno di un cambiamento? Siihen näihin, esimerkiksi näihin pylväisiin, joita siellä kuvasit, ja niin luuletko, että se kaikista näkee sen muutoksen, jonka aika on tuonut tulessa? Joo, kyllähän se niissä näkyy tietenkin, ja se siinä kiehtoo, niin kuin alun perinhan on ollut suurin piirtein nekin pylväät, mitä on siellä kuvissa, niin ne on niin alun perin ollut kaikki suurin piirtein samannäköisiä, mutta nyt 20 vuotta, 30 vuotta siellä hyljätyssä navetassa, niin ne alkaa olla niin kuin jokainen oma persoonansa, ja se niin se kiehtoo. Ja sitten kun mä teen kuvia tämmöisessä Traduzione, ricordare tutto, perché le particolari sono importanti, ma quella che è molto particolare, che per esempio sono dei capitelli, abbiamo detto, ragnateli, capitelli, all'inizio può essere che tutti erano uguali all'inizio, ma vediamo adesso i capitelli, prima uguali, sono tutti diversi. Il tempo ha lasciato il segno. Nekin kun ajattelin niitä pylväitä, niin mulle niinku tärkeintä on sinne semmoisen paikkaan, kun menee, että minä otan niinku omasta mielestäni hyviä kuvia. Kaikki tämä valokuvaus mulle on niinku semmoinen visuaalinen asia nykyisin, että se ei ole mitään niinku, että mä dokumentoin sen paikan. Minä haluan dokumentoida mitä autio navettaa, kun mä haluan tehdä visuaalisesti hienoja kuvia. Ja ne on tavallaan niinku, ne pylväätkin on niinku minun oma kuviani, että mä näen itteni niissä, että mä oon sielultani samantyyppinen henkilö, mitä nekin. Ne on niinku semmoisia sielun maisemia. Sanotko vielä saman vastaat uudelleen lyhyesti, niin kerron sitten italiaksi. Vastaatko vielä uudelleen saman minulle vaan suomeksi. Elikkä niistäkin paikoista jokainen valokuva ottaa ihan erilaisia kuvia, että mulla se niinku, että mä otan niinku visuaalisesti mielenkiintoisia kuvia. Mä en niin dokumentoista paikkaa, että ne on tavallaan niin oma kuvia nekin hyvä, mutta mä kuvaan niin itseäni tavallaan. C'è un po' questa difficoltà, chiediamo Venia, perché
Non potremmo fare un tipo di conversazione così in inglese con la traduzione, per cui abbiamo avuto bisogno appunto di un traduttore in finlandese. Ecco, lascio la parola. Sì, tutte le fotografie sono o hanno avuto lo scopo visuale, non è un documento, un documentario. È molto un rapporto con un'immagine fotografica tramite ESCO, è molto vicino, è molto intimo. E come le immagini che abbiamo visto delle impronte lasciate dagli appendiabiti sulle porte del manicomio, che ricordano dei visi, dei volti, cioè quindi l'assenza di persone che però abitavano queste celle. Niin, no, ne oli ainakin ensimmäinen asia oikeastaan, mitä mä kiinnitin huomiota koko sille mielisairaalassa, että niihin kiinnitin huomiota, en tiedä miksi. Siinäkin on niinku, tavallaan semmoinen ihmeellinen muuto, tai jotenkin kiinnittää tuommoisiin asioihin huomiota. Ne on niinku alun perin ollut vaatenaulakko, joka on otettu pois, joka on sitten muuttunut ihmisen muotokuvaksi. Niinku. Siihen vaan kiinnitti huomiota. Sì, possiamo paragonare anche agli oggetti negli antichi luoghi della follia. Ecco, io passerei la parola ad un altro artista che ha interpretato in maniera differente l'immagine del cambiamento, facendo un'esperienza sempre di incontro con i luoghi, come ha fatto Esco Mannico rispetto al territorio di Reggio Emilia. E vi invito di andare a vedere, per chi non l'ha ancora visto, la sua mostra, perché così si riesce a cogliere ancora più il senso delle sue parole e soprattutto dell'intero progetto. E vorrei passare la parola ad Andrea Galvani, perché invece lui ha fatto un'esperienza, anche lui un invito ad andare a conoscere un luogo particolarmente estremo e in questo luogo fare un gesto artistico che porta un cambiamento nello spazio e che è la fotografia, le fotografie di cui noi vediamo appunto i chiossi di San Pietro nella mostra non registrano questo gesto, ma sono parte, essenza di questo gesto artistico all'interno nell'ambiente del Polo Nord. Prima di tutto mi fa molto piacere essere a Reggio Emilia, quello che vorrei dire, troppo vicino. Quello che voglio dire è che il progetto viene presentato per la prima volta radunato in uno spazio istituzionale italiano, dopo che ha rappresentato Italia e Stati Uniti alla Biennale di Mosca, quindi per me essere qui è soprattutto una festa, un modo per festeggiare un mio rientro in Italia e anche il progetto sostenuto da un festival così importante. L'esperienza al Polo Nord è stata un'esperienza molto forte, quando si parla di attraversare un luogo e riuscire a tradurre l'esperienza in un'azione. Penso ancora, ritornando con la memoria, ormai sono passati 2 anni e mezzo, che sono contento di quello che il paesaggio e l'esperienza ha prodotto. Quello che era nella mia testa prima e quello che è il risultato di questa azione. Non so se Marinella vuole spiegare un po' tecnicamente cosa ho fatto per poi per chi non ha visto la mostra, anche se non mi piace solitamente spiegare un progetto senza poter avere in voi un riferimento visivo,
però ho attraversato il Polo Nord per 4 settimane dalle isole Svalbard, dalla Russia, e ho raccolto la luce solare per tutta la durata del viaggio, per utilizzare questa energia e poi comprimerla e spingerla al di fuori della ionosfera, al di fuori del pianeta, perché volevo trattenere un'energia che era l'energia visiva e la memoria visiva dell'intero viaggio e destinarla a una resistenza al tempo e allo spazio. E visivamente quello che si vede è una linea bianca che si sposta e perpendicolarmente attraversa lo spazio ed esce al di fuori del pianeta. Prima, mentre ascoltavo questa traduzione, pensavo a questi meccanismi di complessità tra il pensiero, il linguaggio, la traduzione del linguaggio, questa fatica che facciamo a volte a farci capire, no? Questa fatica che facciamo a tradurre un'idea in un discorso oppure in un'immagine. Ecco, penso che la cosa più importante di questo viaggio è che c'è stata un'enorme fatica quando ho iniziato a pensare a questo progetto. Non è stato semplice trovare gli appoggi sia economici che fisici per riuscire a farlo, però questa enorme fatica si è tradotta in un'azione radicale, secca, che resiste al tempo. E questo è il mio invito, è di andare a vedere queste immagini pensando che possono in un qualche modo essere solo delle finestre su qualcosa che continua. Ecco, una cosa che volevo chiederti nello specifico, perché la fotografia ci ha abituati ormai da quando è nata ad avere un rapporto sì performativo per quanto riguarda l'utilizzo del medium, ma in realtà è sempre stato utilizzato quasi sempre come dispositivo per poter cogliere la realtà in atto. In realtà tu hai fatto un processo diverso, cioè hai portato un ulteriore livello di complessità, secondo me molto interessante, perché all'interno di questo dispositivo che vuole cogliere il flusso dell'esistenza mentre avviene, quindi questa processualità, tu ti sei inserito in questa processualità e generando appunto questo raggio di luce. La luce tra l'altro è la, diciamo, la materia prima del linguaggio fotografico. Tu ti sei inserito dentro questo processo e quindi come se avessi avuto una sovrapposizione, un processo su un processo, il processo dell'artista che è davanti allo scorrere, al fluire della realtà che lo circonda, lo coglie, lo estrapola dalla temporalità in atto per in realtà immettervi un'altra sua temporalità, che è quella di questa azione, che porta in realtà, proietta questo raggio per chi ha visto la mostra, oltre la ionosfera e quindi in un ambiente cosmico dove lo spazio e il tempo sono completamente diversi rispetto a quelli che noi viviamo, perché questo raggio continuerà per sempre a viaggiare appunto nell'universo. Ecco, la fotografia, perché questo poi era quello che volevo arrivare a conclusione di questo mio discorso, può portare un cambiamento oltre la dimensione contemplativa, oltre al prelievo di un frammento di realtà, di un brano di vita e eternizzarlo in un istante, farlo durare per sempre. Perché qui c'è una doppia durata, la durata dell'immagine fotografica, ma anche di un gesto che è stato fatto preventivamente. So che è una domanda un po' complessa, ma secondo me qui ci può essere uno scarto, un cambiamento, per far sì che la fotografia si apra anche ad altri, ad altri linguaggi, soprattutto a un'interazione con l'ambiente che ci circonda. Altrimenti si ha a volte l'impressione che ci sia troppo distanza tra ciò che noi siamo e viviamo in questo momento e ciò che noi stiamo guardando in un'immagine fotografica. È una domanda molto interessante che secondo me apre
apre una finestra profonda, cioè quando noi guardiamo le immagini, tutte le immagini, generalmente soprattutto i ritratti, stiamo valutando l'invecchiamento dei nostri ricordi. Faccio un esempio semplice: quando guardiamo l'immagine di una persona che amiamo, che non abbiamo più, in quell'istante svegliamo dentro di noi una memoria che appartiene a un luogo specifico del tempo, sensazioni che stanno molto più in là della vista, che però appartengono a un tempo passato e che non possono essere proiettate verso il futuro. Quello che io ho cercato di fare è sospingere l'azione più avanti dell'immagine, e quello che io sento ancora quando guardo questo lavoro è che tutto quello che cerca di contenere è più avanti dell'immagine. Cioè questo slittamento, io non riporto alla memoria un insieme di esperienze e basta, quelle forse sono per me personalmente come artista, ma porto la memoria o la mente ad entrare in un universo che non si ritrova nello spazio di quell'immagine, forse neanche nello spazio dove l'azione è stata eseguita, ma in uno spazio altro che ha una resistenza altra al tempo. Per cui in quel raggio c'è questa sensazione di rimanere indietro rispetto all'immagine, di non essere con l'immagine e di non vedere nulla che si risveglia nell'immagine, ma questa impossibilità di trattenere quello che abbiamo davanti. Quindi anziché un'immagine che risveglia una memoria, un'immagine che è in grado di espandere il senso stesso della vista e implicare una coscienza differente dell'immagine. Terminiamo questo ciclo di incontri con Cristina De Middel. Fa piacere in qualche modo terminare con questa mostra, che vi invito, se non l'avete già fatto, di andare a vedere ai Chiostri di San Pietro. L'inserimento di questa mostra doveva essere nel cambiare il mondo, e quindi per motivi di diversa presenza qui con noi, e l'abbiamo avuta oggi, ma in qualche modo è il modo poi forse giusto di terminare, perché questa esperienza che ci racconterà e che Ilaria Campioli, che ha curato la mostra, introdurrà, di questa esperienza, di questa conquista dello spazio, questa improbabile conquista dello spazio da parte di questo contesto, di questo credo che sia dello Zambia, però si tiene insieme, secondo me, in modo straordinario questo aspetto tra ironia e sogno, che è il modo poi forse più appropriato per segnare anche questa capacità di avere una visione sul cambiamento. Ma Ilaria, se vuoi introdurre tu. Sì, adesso. Allora innanzitutto sono molto contenta e ringrazio Cristina, perché ha avuto un viaggio molto lungo. Lei in realtà era a New York a ricevere un premio importante, appunto gli Infinity Award, proprio per il progetto fotografico di Afronauts. Allora, in realtà, la mostra è ai Chiostri di San Pietro e il progetto racconta, Cristina De Middel prende spunto da una storia vera. Nel 1964 un professore di scienze dello Zambia fonda un programma spaziale. Il programma non è autorizzato dal governo e, diciamo così, proprio dopo il 1964 lo Zambia aveva appena avuto l'indipendenza, e proprio nel bel mezzo della conquista allo spazio, quindi che vedeva in grande contrapposizione gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, questo piccolo professore decide di fondare questo programma spaziale. C'è un filmato che è visibile su YouTube, alcuni documenti, pochi documenti dell'epoca, appunto con il programma di addestramento.
Quindi Cristina De Middel prende ispirazione da questa storia e la ricostruisce, e la ricostruisce oggi. È interessante perché decide di dargli prima di tutto la forma di un libro. E in questo libro le immagini sono accostate, quindi queste fotografie sono accostate a dei finti documenti, a delle immagini modificate. Quindi è fin da subito evidente la volontà appunto di giocare con l'immagine fotografica, di giocare sulla questione della verità e sulla fotografia intesa come documentazione del reale. Quindi è chiaro appunto che lo spettatore che si trova di fronte a questo libro viene subito posto di fronte a questo problema, a questa questione. Infatti molte persone, come io ho potuto leggere, hanno creduto che le foto fossero scatti di documentazione dell'epoca, mentre in realtà appunto tutti gli scatti sono stati fatti circa all'inizio fra fine 2011 e inizio 2012, non in Africa, quindi ad Alicante, in Senegal, e con un tipo di produzione che ricorda molto anche le produzioni cinematografiche dei B-movies. So che la sua nonna l'ha aiutata parecchio a costruire i vestiti, quindi con... E la cosa che mi sembra molto interessante e che io vorrei chiederle subito riguarda anche la sua storia, nel senso che Cristina De Middel ha una storia invece molto forte legata al fotogiornalismo, quindi viene da un approccio alla fotografia completamente diverso da quello che poi troviamo nel libro. Questo progetto ha avuto moltissimo successo, leggendo si può leggere molto, ci sono molte cose su internet e il progetto viene definito come science fiction. Una delle definizioni che a me è piaciuta di più è quella di commedia fotografica, e secondo me anche perché rimanda un po', e lei lo dice spesso in alcune interviste, poi appunto sentiremo cosa ci dice lei, ma rimanda spesso al mondo del cinema, dicendo appunto che tutto sommato quando andiamo al cinema accettiamo quello che succede, cioè se c'è un'invasione aliena l'accettiamo senza problemi, al limite possiamo dire che il film non ci è piaciuto. Mentre invece la fotografia viene quasi sempre chiesta, questa documentazione della realtà, che viene messa invece proprio in discussione. Quindi volevo chiedere a Cristina innanzitutto dove ha trovato questa storia, perché questa è una curiosità mia personale, e se ci racconta un po' la genesi del progetto e appunto la forma che ha voluto dare del libro, che mi sembra un altro aspetto molto interessante. Okay, you explain it really, really good. I understand Italian, but capisco, I cannot speak Italian. Italiano, ma purtroppo non parlo l'italiano. I have been a photojournalist for 10 years. Sono stata una fotogiornalista, una fotoreporter per 10 anni. And after some time I decided dopodiché that, ho deciso che non credevo più nel valore documentario della fotografia, così ho deciso di documentare per un anno storie reali ma incredibili, oppure storie completamente false ma a cui le persone credevano. Quindi ho condotto questa ricerca e un giorno ho trovato in questo strano sito web un elenco dei 10 esperimenti più folli della storia, e per me è stata una grande opportunità perché ho potuto giocare con ciò che è vero, ciò che è reale, ciò che non lo è. E mi sono chiesta più volte, ma è vero oppure no? E quindi ciò che ho voluto fare è stato quello di estendere questa mia prima impressione al pubblico. Le persone stesse si sono chieste se era vero oppure no, se era reale oppure no. C'era quindi questo gioco che volevo offrire in quanto fotoreporter, e poi anche volevo raccontare qualcosa che riguardasse l'Africa. Molte persone hanno riso di questa storia perché giustamente è comica in un certo senso, ma gran parte della responsabilità di questo divertimento è che non ci aspetteremo mai per un paese africano di riuscire ad andare sulla Luna, e questo è strano ed è basato su una serie di pregiudizi nei confronti dell'Africa. Per me è stata una possibilità importante per poter documentare l'Africa dal punto di vista di un cliché, di un pregiudizio, e mi ha permesso di presentare elementi che non potrebbero essere presentati pensando alla povertà, ad esempio, di questo paese. Non potevo farlo con quello di cui disponevo, non volevo documentare, volevo raccontare la storia, perché la storia aveva una potenza sufficiente, una forza sufficiente. La Spagna è molto simile all'Africa, e
giustamente la mia nonna era in grado di cucire, quindi ecco, tutti questi elementi mi hanno portato a realizzare questo libro. Quando ho iniziato ad effettuare gli scatti, aggiungevo sempre più documenti trovati durante le mie ricerche, ad esempio articoli di stampa. Ho disegnato molto, ho realizzato i miei disegni, pensavo a quali documenti avrei potuto utilizzare per creare un equilibrio, a quali documenti avrebbero potuto alimentare questi interrogativi, queste domande sulla realtà, la verosimiglianza o meno di questi documenti. Ho utilizzato anche dei dipinti, avevo bisogno di creare questo equilibrio, ho creato documenti che sembrassero veri per poter appunto assicurare questo equilibrio. Il modo migliore per poter presentare questi documenti, controllando la sequenza, controllando il modo in cui il pubblico avrebbe accettato e capito questa storia, ebbene, ho pensato che il libro potesse essere lo strumento migliore, perché è possibile scegliere l'ordine con cui consultare queste pagine. E quindi ho cercato di adattare tutta questa serie di sequenze successivamente alla mostra e ai mezzi del media che ho utilizzato ed altre piattaforme utilizzate. Tra l'altro volevo ricordare che il libro appunto di Afronauts ha ricevuto diversi premi, e con questo progetto Cristina De Middel è fra i quattro finalisti della Deutsche Burs Photography Prize, che sarà assegnato il 10 di giugno, e a Paris Photo è stato premiato fra i 10 migliori libri dell'anno. Un altro aspetto che a me personalmente ha colpito molto del progetto è quello che rimanda appunto ai sogni. Quindi questo desiderio appunto impossibile di questo piccolo professore dello Zambia che si posiziona fra queste due grandi superpotenze per arrivare nello spazio, in realtà ha ricordato almeno a me che prima o poi è capitato a tutti di avere un sogno, di vivere un sogno quantomeno impossibile. Nella realtà, anche guardando appunto queste immagini che sono tutte molto, hanno una certa tenerezza, anche una certa malinconia, come lei dicevano, questi colori rimandano alle Polaroid, hanno questo sentimento. Nella realtà quello che ho trovato molto interessante, e lei appunto l'ha spiegato bene, l'hai detto adesso, lo dice in moltissime interviste, è quello che accomuna è il senso appunto che tutto sommato di fronte ai desideri siamo poi tutti uguali di fronte al modo di esprimere questi desideri. E qui a maggior ragione in un progetto come questo, in cui si parla della conquista della Luna, della conquista dello spazio, che è un desiderio, possiamo dire, ancestrale, mi sembra ancora più interessante proprio perché in quegli anni, anche dopo che si è finalmente arrivati sulla Luna, si pensava che poi tutto sommato avremmo vissuto tutti sulla Luna, che ci sarebbe stato com'è. Questa cosa non è successa, abbiamo questi satelliti che continuano a girare, non è successa. Ma che cosa è successo? Che però che molte di quelle tecnologie che sono state sviluppate in quegli anni per arrivare sulla Luna, in realtà hanno dato il via ad altre tecnologie, ci hanno permesso di avere i computer che abbiamo adesso, di arrivare fino al tablet che abbiamo oggi. Quindi questo mi sembra un'altra cosa che a me ha colpito moltissimo nel progetto. C'è questo senso appunto del desiderio, del sogno, ma che rimanda appunto poi a infinite possibilità. È vero, magari non si realizza quel sogno, ma questo può dare il via appunto anche a una sorta, come dicevamo, di cambiamento, quindi di e quindi volevo sapere se cosa ne pensava lei rispetto a questo sogno, appunto all'idea, a questo aspetto un po' onirico che c'è del desiderio? Credo che il programma dello Zambia abbia molti punti in comune con i programmi, ad esempio, della NASA. Vi è un sogno originale. Qualcosa di grande deve essere fatto in qualche modo, e non è una cosa legata semplicemente agli Stati Uniti o a qualunque altro paese, è un qualcosa che ci accomuna tutti. Abbiamo sempre avuto questo legame con i sogni. Nel momento in cui si guarda il cielo e ci si pone delle domande metafisiche, tutti quanti ci siamo chiesti che cosa succede nel cielo, che cosa c'è al di là delle stelle. Questo è un elemento che appartiene agli esseri umani.
E quindi ciò che ho voluto trasmettere all'interno delle mie serie di fotografie è proprio questo elemento. L'ultima immagine della serie rappresenta un cane che guarda verso il cielo, e per me quella è un finale interessante. Non sto dicendo se il progetto ha avuto successo oppure no, semplicemente dico che tutti possono sognare, ed è proprio questo il modo in cui dovremmo affrontare la realtà in paesi stigmatizzati, nel senso di tornare alle origini, perché alla fine siamo tutti uguali. Grazie. E se ci sono adesso domande da parte vostra, è il momento. Salve, volevo sapere con che macchina ha scattato Cristina. After the question of how I found the story, this is the second. Questa è la seconda domanda più posta dopo quella relativa a dove ho trovato la storia. Ho scattato le fotografie con qualunque tipo di macchina fotografica. Quando ho fatto questi scatti lavoravo con la Croce Rossa, viaggiavo molto, lavoravo come fotoreporter, quindi avevo con me la fotocamera digitale ed è quella che ho utilizzato, ma in generale uso qualunque tipo di macchina fotografica, non è importante il tipo di macchina fotografica. E vuole sapere anche la marca Canon. Sono sicura che ci sono altre domande. Sono venuta qui apposta da New York. Faccio una domanda a Cristina De Middel. Visto che mi ha colpito il fatto che hai detto che hai lavorato per anni nel fotogiornalismo e a un certo punto hai deciso di smettere, e quindi hai intrapreso un discorso molto differente sulla fotografia, ecco, allora vorrei, se puoi leggere un po' più, approfondire questo discorso su questo cambiamento, che secondo me è un aspetto molto significativo, perché la fotografia effettivamente ha una ricchezza di spunti, un linguaggio talmente ricco, stratificato, che spesso si tende a far rientrare in un unico genere, cioè genere diciamo linguistico, non genere, in un unico linguaggio, in realtà poi apre a infiniti mondi. Allora mi piaceva, visto che entrambi sono importanti, ma sono due cose ben diverse, come hai fatto notare tu, volevo capire qual è, per chi ha fatto sia l'una che l'altra, qual è la differenza, come c'è questa differenza. Sì, la fotografia ha molti potenziali e credo che finora abbiamo esplorato solo il 10% dei potenziali della fotografia, perché spesso siamo limitati dal valore documentario della fotografia e quindi spesso le fotografie vengono utilizzate o come documenti oppure come elementi di decorazione. Quindi è interessante vedere le altre possibilità. Dal mio punto di vista, credo che il valore documentario della fotografia sia limitante in qualche modo, e siamo contrariati di fronte a questo.
sono stata parte dei media, di questo meccanismo dei media, e vedevo il modo in cui le mie fotografie venivano utilizzate per sostenere messaggi che in realtà non erano veritieri, quindi le immagini venivano utilizzate pensando che queste stesse fotografie potessero essere un mezzo per poter trasmettere la verità, e questo per me ha perso ogni significato, ha perso importanza, ero contrariata di fronte a questo. Quindi mi sono resa conto che in realtà l'obiettivo della fotografia era trasmettere le nozioni veritiere, quindi non ero interessata all'Africa, allo spazio o agli altri progetti, semplicemente ero interessata, volevo veramente cercare di avere dal pubblico una reazione diversa. Volevo cercare di stimolare il modo in cui la fotografia veniva percepita, volevo invitare il pubblico a chiedersi se l'immagine era vera oppure no. Se si vede un'immagine all'interno di un giornale, è lì perché deve essere lì, non è detto che sia un'immagine vera, ma deve essere lì. Sì, volevo chiedere una cosa. I don't know if I'm going to ask you in English or in Italian. Did you think about the... hai pensato a questo progetto come un libro? Cioè, prima hai detto qualcosa di importante sul libro. Cioè, quando l'hai hai progettato questo lavoro, era in funzione di un libro, di una sequenza di pagine precisa, o era indipendente da uno spazio fisico di un libro e doveva stare in uno spazio concreto, architettonico? All'inizio ho documentato la storia e ho iniziato con l'intenzione di realizzare una mostra, ma questo non è mai successo. Nel momento in cui scattavo le fotografie ho iniziato a trovare molti documenti che volevo inserire per utilizzare per poter raccontare la storia, e quindi il libro era l'unico mezzo che potevo utilizzare per questo fine, perché potevo controllare le sequenze. All'interno di una mostra si può iniziare da un punto e seguire il proprio ritmo. In un libro invece, in qualche modo, si è più obbligati a seguire un determinato senso, una determinata sequenza, e questo è un elemento importante per me. Quindi il progetto è iniziato per diventare, diciamo, una mostra, ma poi vedendo le fotografie ho iniziato ad aggiungere documenti, ho dovuto iniziare ad occuparmi delle dimensioni, dell'organizzazione, e proprio di fronte a questi elementi ho deciso che forse il modo migliore realizzare un libro. Te l'ho chiesto perché è curioso, perché ho appena fatto un progetto che è un esploso di una pubblicazione, nel senso che la pubblicazione in realtà è semplicemente stata trasformata in una tridimensione architettonica, per cui è lo spazio che contiene il lavoro in una forma tridimensionale. Ciò che è possibile aggiungere è importante. Uno ha un'idea, scatta delle fotografie per raccontare questa idea, ma a quel punto si possono avere altri elementi che in qualche modo permettono di aggiungere elementi alla storia, magari qualcosa di tattile, qualcosa di legato all'odore, ad esempio. Quindi nel momento in cui c'è un'idea da raccontare, un'idea che va oltre l'aspetto estetico, ebbene secondo me il libro è il mezzo migliore da utilizzare, perché permette di usare tutti i sensi e di esprimere tutti i sensi. E questo effettivamente segna un cambiamento importante, perché la fotografia sembra uscire proprio dallo spazio in cui è sempre stata fruita. È vero che i libri d'artista esistono già da diversi decenni, pensiamo soprattutto agli artisti concettuali tipo Edouard Druchet, che ha fatto dei bellissimi libri d'artista. Però effettivamente proprio in un'epoca in cui c'è questa smaterializzazione delle immagini vere, fisiche, reali, dell'esperienza, io trovo molto interessante, e penso che anche il pubblico lo avrà notato, che c'è sempre più la tendenza da parte degli artisti di oggi, contemporanei, soprattutto attraverso la fotografia,
a cercare invece di ritornare verso quei dispositivi che invece ci portano ad una tattilità, ad un uso, ad un'affezione, cosa che noi non possiamo avere normalmente con le immagini sul web. Il libro penso che rappresenti soprattutto questo. E poi, in riferimento anche a quello che dicevi sulla responsabilità, che mi piace molto, perché è una cosa che secondo me ogni artista che utilizza un linguaggio come la fotografia si deve porre, ma penso che si porrà, è proprio cambiare, traslare questo discorso su un dispositivo che ha, come il libro, che non deve raccontare la verità, come i giornali invece hanno questa presunzione, ma può essere un luogo dell'immaginazione. Quindi si parte da un'immagine, da una composizione scelta da un artista che ha una sua visione, una sua immagine, e chi lo legge, lo sfoglia, costruisce a sua volta una contronarrazione. Secondo me questa è la bellezza del libro di artista dove ci sono le immagini fotografiche. Credo che questo sia un buon momento per i libri fotografici, possono essere realizzati direttamente, è possibile controllare l'intero processo, è possibile portare questi libri alle case editoriali, è possibile organizzare questi libri con ad esempio una pagina bianca da una parte e un'immagine più costosa e più ricercata dall'altra parte, è possibile quindi oggi creare libri di cui l'intero processo può essere controllato. Immaginate il momento in cui ho visto questo video e ho deciso di lavorare su questo progetto. Ebbene, ho potuto creare, controllare l'intero processo, e questo è sicuramente importante, buono, e questo, grazie, è un buon momento per realizzare questo tipo di progetti. Bene, ringraziamo i nostri ospiti. Noi chiudiamo questa serie di incontri, ma come sapete poi le mostre rimangono allestite fino al 16 giugno. Buonasera. Buonasera.